Eccoci, vabbè, no, proviamo a fare qualche cosa di particolare oggi, perché vogliamo raccontare la nostra storia, ma ritornando al tema del team che è così importante, ve la vogliamo raccontare in due perché è una storia di gruppo, insomma. Beh, innanzitutto ci presentiamo. Vabbè, io sono Raffaele Gaito, uno dei fondatori di Vangatar, uno dei cinque fondatori di Vangatar. Lui è Andrea Postiglione, che è uno dei fondatori e tra l'altro è anche il super boss, come c'è scritto sulla slide. Vengo dall'Università di Salerno, così come altri tre quinti della nostra azienda, del nostro gruppo. E come stavo dicendo Andrea, oggi in questa occasione di vivere di videogames, il nostro obiettivo è cercare di portare un'esperienza diretta e quindi qualcuno anche molto vicino a voi che ha fatto informatica, che è uscito da queste aule qualche anno fa e che poi è andato lì fuori e ha fatto dei videogames che era una propria passione e l'ha fatto il proprio lavoro. Questa cosa è un percorso che ormai va avanti da qualche anno, anche se l'azienda è nata a inizio 2012, in realtà noi lavoriamo insieme da una vita e le prime esperienze, le prime cose sono andate proprio tra i banchi di questa università. Questa è una foto di qualche anno fa, non si vede, ma io ho addirittura i capelli, per far capire quanto tempo è passato, con altri due miei soci che sono lì in mezzo tra il pubblico e stavamo smanettando sul nostro primo prodotto. Chi di voi ha mai visto qualcuno di questi avatar in giro per la rete? Se vi è mai capitato di vederli, questo era, si chiamava Face of Manga ed era un progettino sul quale stavamo lavorando durante il periodo dell'università, quindi eravamo studenti, lo facevamo la notte, nei weekend, ed era semplicemente un generatore di avatar in stile manga. Questa roba la mettemmo online ed ebbe un successo clamoroso, facemmo circa 8 milioni di avatar generati in manco un anno di vita. E ovviamente eravamo degli studenti, eravamo dei ragazzini, non avevamo idea che quella poteva essere un'impresa, che si potevano guadagnare dei soldi, eravamo solo degli smanettoni appassionati. E poi contemporaneamente l'altra parte del team, quella meno tecnica, quella più creativa, nel frattempo, questo è Alfredo, il nostro illustratore, che non so se è già arrivato, credeva di essere ancora in Assassin's Creed. Fondamentalmente noi abbiamo visto un'opportunità con questa esperienza. Questo è un altro mio progetto di startup, Emma, che è nata più o meno nello stesso periodo in cui abbiamo iniziato questo percorso. Fondamentalmente l'opportunità che noi abbiamo scoperto è che c'erano intere generazioni cresciute a pane e manga, pronte a, come dire, utilizzare pronte a utilizzare il manga anche in altre esperienze. Quindi c'era questa esperienza nel campo dell'intrattenimento e ci siamo detti perché non ragionare sui videogiochi, perché non portare avanti questa idea. Il primo esempio è stato, come dire, un'evoluzione di questo generatore di avatar con la primissima versione di Mangatar e lì stavamo cercando, ok, abbiamo fatto questa esperienza di Face of Manga, come facciamo soldi? E abbiamo avuto la brillante idea, e forse darò qualche risposta a una delle domande che sono state appena fatte, facciamo la pubblicità, 8 milioni di manga, di avatar, chissà quanti soldi, errore fatale. Con la pubblicità non si guadagna nulla, proprio ve lo dico, cioè se avete un'idea per partire con la pubblicità su questo tipo di progetto credo che è sbagliatissimo. Ma soprattutto abbiamo iniziato un percorso, questo è un posto molto suggestivo, sono le Officine Grandi Riparazioni a Torino, c'era il bootcamp di Mindbridge, la prima competizione a cui abbiamo partecipato, e lì abbiamo scoperto di essere una startup, cioè abbiamo capito che l'idea che noi avevamo, l'approccio che noi avevamo, era compatibile col modello di startup a cui faceva riferimento Niccolò prima. È stata la prima volta in cui noi abbiamo presentato l'idea con il pitch, questa presentazione strutturata in modo da spiegare a un potenziale investitore come era strutturata la nostra idea, qual era il cliente a cui ci rivolgevamo, che tipo di business model e con quali aspettative. E fondamentalmente, appunto, avendo capito che potevamo essere una startup, abbiamo abbracciato questo modello e la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo comprato la bandiera dei pirati, no?
Sì, stavo pensando, ci vogliamo dare anche il 5 quando ci passiamo il microfono. Fa molto wrestling quando si cambiano sul palco. E cosa è successo? È successo che avevamo messo in piedi questo generatore di avatar, avevamo fallito clamorosamente con la pubblicità, pensavamo, cazzo, se mettiamo la scritta Coca-Cola o Nike sulle magliette, la gente magari pagherà, paga nella vita reale per avere le magliette della Nike, perché non dovrebbe pagare in un generatore di avatar? Questa cosa era solo nella nostra mente, nessuno ha voluto mai pagare per una roba del genere. Abbiamo cercato quindi di utilizzare però quel know-how e quella tecnologia che avevamo sviluppato per fare qualcosa invece di più concreto, che potesse diventare un business, un prodotto vendibile. E la cosa più ovvia, la conseguenza più ovvia è, ma noi siamo dei super fissati di videogiochi, tiriamone fuori un videogioco. La prima versione, proprio la primissima versione che abbiamo fatto è stata questa. E come potete vedere, quelli infatti sono gli avatar. Avevamo preso parte di quello che già avevamo sviluppato e aggiungendo cose classiche dei videogiochi, quindi classifiche, scontri e così via, avevamo trasformato quegli avatar in delle carte e avevamo creato il nostro primo videogioco. E la reazione è stata stranissima perché all'improvviso tutti si interessavano di noi. Questi cinque ragazzi che dalla provincia di Salerno avevano iniziato a fare videogiochi. E questi sono un po' di quotidiani dell'epoca, un po' tutti i quotidiani hanno parlato di noi. In brevissimo tempo, in 2 o 3 mesi, siamo andati in radio, siamo andati in televisione, siamo stati addirittura ospiti in qualche podcast. Tutti volevano sentire questa storia di questi ragazzi che all'improvviso non stavano avendo successo, tra virgolette, per loro, facendo i videogiochi. Quindi di questo business che sembrasse fino a due momenti prima nessuno avesse mai sentito parlare. E abbiamo iniziato a girare, a fare diverse competizioni per start-up, per aziende giovani, e abbiamo vinto diverse competizioni. Nell'arco di qualche mese, a fine 2012, competizioni sia italiane sia all'estero, qui c'è Andrea in Spagna mentre viene intervistato a Nonic, e il nostro percorso continua, e durante questo percorso scopriamo la costante presenza dei videogiochi nella nostra vita e anche in giro per il mondo. Beh, l'inizio è duro, cioè noi siamo partiti in bootstrap, che significa con le nostre risorse, infatti all'inizio facevamo addirittura delle simulazioni con le busti di zucchero e i risultati non sempre erano positivi, certe volte era molto tediante, per cui insomma dovevamo rifare mille volte le stesse cose, significava litri e litri di caffè, però anche tanto divertimento, hacking, la possibilità di smanettare su tante idee. Ma soprattutto questo ci ha permesso di rafforzare il team, di costituire un team, che è la cosa fondamentale soprattutto all'inizio, cioè di creare un rapporto sinergico tra diverse competenze, tra diverse abilità e anche caratterialmente, perché non sempre è facile, infatti si parlava prima troppi, pochi, noi siamo partiti in 5 più degli aiuti subito, cioè Alessandro anche qui. Non è facile, però come dire, abbiamo anche messo a frutto quelle che sono le nostre passioni. Spesso ci presentiamo questa slide, non possiamo fare una presentazione senza mettere questa slide, eccola. Per chi non ha mai visto uno di questi personaggi, questo è stato un po' l'elemento fondante della nostra passione, della nostra idea di fare impresa. Poi all'improvviso arriva una telefonata. Una telefonata da Gianluca Dettori di Pixel, una persona che noi avevamo incontrato durante il nostro percorso più volte. Mind the Bridge addirittura ci fece una domanda, io pensai questa persona non investirà mai sul nostro progetto. Ci dice che ok, siamo interessati, iniziamo a parlare. Per cui contemporaneamente, mentre gran parte del team vola a San Francisco, perché nel frattempo avevamo vinto quindi Business Factor e potevamo partecipare alla Startup School a San Francisco di Mindbridge, io portavo avanti quello che si chiama due diligence. Fondamentalmente io e Niccolò ci siamo chiusi diversi giorni a valutare quelle che erano le nostre metriche, i risultati che abbiamo ottenuto. Allora avevamo fatto circa 25.000 utenti con Manda Tarsaca. Soprattutto l'investitore vuole capire chi c'è dietro quei volti, quale tipo di competenze, se effettivamente sono le persone su cui può come dire, lanciare una sfida, puntare. E queste sono le persone, fondamentalmente
è incredibile, ma l'investitore fa l'investimento fondamentalmente sulle persone, prima ancora che sull'idea. E ovviamente dietro le persone ci sono anche delle competenze, questi sono i due aspetti di questo lavoro bellissimo che noi sintetizziamo in Nummarielli e Pazziarielli, per essere, come dire, per essere localizzati, cioè tutta la parte tecnica e tutta la parte creativa che sono il cuore di questo progetto. E di conseguenza noi continuiamo a fare questo percorso e vicino appunto qualcosa della. E proprio in questa università vinciamo verso la fine del 2012 la Start Cup Campania, una competizione tra aziende provenienti da tutta la Campania che si sfidano con dei premi in denaro alla fine. Ci classifichiamo secondi, vinciamo ben 3.000 euro che ovviamente non ci fanno diventare ricchissimi, ma ci danno la possibilità di iniziare a far fronte alle prime spese, quindi fondamentalmente stamparsi le magliette con il nome dell'azienda sopra e fare delle spillette da regalare. E soprattutto ci danno la possibilità di pagarci le prime spese di trasporto, quindi possiamo andare in giro a fiere, eventi, avere un banchetto di questo tipo, con anche personaggi di questo tipo al banchetto. Questa la togliamo. E poi subito dopo, pochi mesi dopo, vinciamo invece quella che è forse la competizione più importante in Italia per le start-up, che si chiama Premio Nazionale dell'Innovazione. 64 aziende in gara dalle migliori università italiane che si occupano di qualsiasi cosa, e il primo posto sul podio ci sono ancora una volta i 5 ragazzi di Salerno che fanno i videogiochi. Qui c'è l'ex rettore che mi sta rubando la coppa. Sì, infatti è un'esperienza abbastanza traumatica, abbiamo tenuto questa coppa circa un mese in ufficio e poi il rettore, l'ex rettore possiamo dire, quindi pochi minuti scappa via con il bottino e ci lascia orfani, però molto molto contenti. Qua abbiamo, questa è proprio la sera in cui abbiamo vinto il premio, siamo usciti a fare festa. Io non fumo, nemmeno in quell'occasione, però era molto divertente. La cosa invece ancora più interessante è che queste conferme attraverso le competizioni portano DeepXL effettivamente a decidere di investire sul team. Qui siamo proprio con Gianluca Dettori che ci viene a trovare, e questa cosa cambia un po' tutto perché qui siamo con Niccolò proprio alla firma, quindi momento topico, cioè effettivamente ci trasformiamo in qualche cosa di diverso, di nuovo. Fondamentalmente non è un punto di arrivo, ma è un punto di accelerazione, parte del percorso, qui bisogna iniziare a correre ancora più forte, e questo significa avere l'opportunità di rimettersi di nuovo in gioco, e abbiamo l'opportunità di iniziare a lavorare su un nuovo gioco. Un nuovo gioco che significa ripartire da zero, mettere a frutto l'esperienza fatta con Manga da Saga, e iniziamo lo sviluppo di Dengan Chronicles, anche grazie all'aiuto di tutto il sistema di persone che ci sta attorno. Qui c'è per esempio Fabio Lalli, che è CEO di Iqui e anche, diciamo, fondatore di Digi Digitali, che ci fa da advisor, ci ha aiutato in gran parte del nostro percorso, e anche Niccolò, quindi anche l'investitore, per rispondere un po' a chi si domandava, cioè, ma l'investitore mette la bocca, ti cambia il progetto? No, però se trovi l'investitore giusto ti può dare dei corretti suggerimenti, ti può seguire, può essere molto interessato a quello che fai, ed è un ottimo strumento di confronto, perché magari l'investitore non conosce il tuo business, però conosce come funziona il business in generale, e quindi può dare degli ottimi suggerimenti. E grazie a questi aiuti, magari, questo è nei miei sogni, avere JJ Abrams a uno di questi tavoli che ci aiuta a disegnare un nuovo gioco. Ma grazie a questi aiuti, grazie al lavoro, ancora tantissimo caffè, riunioni interminabili di sapori e a momenti di smarrimento si raggiunge qualche obiettivo. E la cosa che succede è che quindi in questo percorso, come ha detto Andrea, all'improvviso arrivano anche i soldi, arriva l'investitore ed è l'ultimo tassello che manca per avere quell'accelerazione. Quindi, come dice la slide, a questo punto del nostro percorso avevamo feedback sia del mercato che
dai primi utenti, dai collaboratori, dagli investitori. Abbiamo l'esperienza, perché ormai siamo al nostro secondo gioco, e infine abbiamo anche i soldi e possiamo lavorare tranquillamente sul nostro secondo gioco, Dengen Chronicles. E arriva una seconda chiamata, una seconda occasione, e questa volta l'attenzione si sposta a Roma. Attiriamo l'attenzione di Microsoft e Nokia, che hanno realizzato questo programma che si chiama App Campus, nel quale premiano le migliori start-up nel mondo, sia con dei premi in denaro e sia poi con un'attività proprio di formazione in Finlandia. Ebbene, l'attenzione, come dicevo, si sposta a Roma. Ancora una volta scopriamo che i videogiochi sono dappertutto, anche nelle strade di Roma, e attraverso questo fantastico prototipo riceviamo 50.000 euro da Microsoft. Sì, è proprio un cartoncino bianco. Vi sembra strano, ma in realtà è stato questo il modo con il quale noi ci siamo presentati quel giorno, dove Dengen Chronicles non avevamo scritto ancora una riga di codice, avevamo solamente delle slide e un'idea di massima su come realizzare il nostro primo gioco su mobile. Ci presentiamo lì con dei cartoncini, gli facciamo vedere com'è l'interazione di questo gioco di carte che abbiamo in mente e loro ci finanziano. Poi ovviamente tanto lavoro di nuovo, e il gioco è stato veramente realizzato. E arriva Dengen Chronicles su mobile, vai, e ci trasferiamo in Finlandia, quindi una seconda esperienza all'estero. Dopo quella fatta negli Stati Uniti e San Francisco, arriva l'esperienza in Finlandia, dove riusciamo a confrontarci con tantissime aziende, non solo del settore dei videogiochi. E ovviamente anche qui si tratta sempre di tanto caffè, delle lunghissime notti insonne e Enrico che muore ripetutamente durante questa terribile esperienza finlandese, e di nuovo, come ho detto prima, ancora tanto caffè che la fa da padrone per riuscire a lavorare ai ritmi che ci danno loro. È interessante ragionare su un attimo su quello che è significato anche l'esperienza finlandese, perché i finlandesi vivono in un ambiente del genere. Cioè, si trovano di fronte alle esperienze di gioco tutti i giorni, nelle piste ciclabili, nei percorsi, nei boschi, ma soprattutto noi siamo ospiti di Microsoft nel campus dell'Aalto University, a Espoo, che è una cittadina di 130.000 abitanti, quindi non più grande di Salerno, a pochi chilometri da Helsinki, dove oltre all'università hanno sede giganti come Rovio, Supercell, Grand Group, Apple, più le sedi delle grandi multinazionali, cioè oltre a Nokia c'è Samsung che è un importante centro. Quindi hai la possibilità anche di confrontarti direttamente con queste realtà. Anzi, noi per esempio abbiamo avuto la fortuna di incontrare Peter Westerbach, che è uno dei boss di Rovio, quelli che hanno fatto Angry Birds, e farci raccontare da loro che cosa significava iniziare qualche anno fa in Finlandia, perché loro sono stati bravissimi a creare un ecosistema nell'area della grande Helsinki, quindi Helsinki ed Espoo, l'università, circa 180 aziende attive nel campo dei videogiochi. Significa una parte importante del PIL nazionale per un paese che ha circa 4-5 milioni di abitanti, che soprattutto è riuscita a riprendersi dopo il tracollo della prima industria nazionale Nokia, grazie proprio a investimenti in startup e in tecnologia. Così come abbiamo avuto la fortuna di assistere ad alcuni incontri in Startup Sauna, che è un ambiente aperto praticamente a tutti, dove alcune startup fanno un percorso di accelerazione, che è all'interno dell'università. In questo caso ascoltavamo la presentazione di Ilkka Paananen, che è il CEO di Supercell. Supercell ha fatto due giochi fondamentalmente, adesso ha pubblicato un terzo, Heyday e Clash of Clans, e fattura quasi intorno ai 2,5 milioni di euro al giorno, adesso con Bombic credo che le cose siano ulteriormente cambiate. Sì, no, 2,5 milioni di euro al giorno. E Ilkka, che parlava con noi e si è fermato a parlare con noi, ci spiegava perché è il momento giusto in questo momento di passaggio tra la crisi e la possibilità di crescere per fare startup e per fare startup nell'ambito del videogames. Ma soprattutto abbiamo avuto l'opportunità di presentare il nostro progetto a una platea di investitori, in particolare quelli dell'area scandinava, di giornalisti e di altre persone interessate, influencer e blogger.
E come dire, abbiamo fatto tesoro di questa esperienza e penso che il nostro paese dovrebbe fare tesoro di questa esperienza e come dire, studiare bene il fenomeno di Helsinki, perché noi abbiamo le caratteristiche per in qualche modo prendere spunto e replicare. E in quel periodo capitava un'altra cosa interessante, un episodio così, che solo che fa ridere, a parte questo manifesto che non mi ricordo dove l'abbiamo beccato, ma era bellissima questa imitazione di Mangatar. Ma all'improvviso vediamo questa cosa su internet, cioè arrivo Petzold e Dengen Chronicles. Ed è stato uno dei momenti più belli della nostra vita. Cioè, nel senso, quando abbiamo visto su un sito Warez che c'era un hack che si poteva scaricare, che permetteva appunto di avere le monete di Dengen Chronicles gratuitamente, è stata una gioia infinita per noi. Se siamo addirittura arrivato, no, investitore, stai calmo, questa cosa l'abbiamo risolta. Era caduto al cacchio. Sì. Dimmi. Funzionava. No, poi in realtà. In realtà non funzionava, quindi erano tutte e due date positive. Era uscito il Warez e quindi potevamo dire agli amici, hai visto, ci hanno craccato da Dengen Chronicles, però in realtà poi non funzionava, quindi fortunatamente. Aggiungo una cosa che, come dire, per chiudere questa esperienza finlandese, c'è un altro aspetto molto positivo di programmi di questo genere, il motivo per cui poi invito chi vuole fare questo percorso a proporsi. Noi eravamo in un ambiente dove c'erano 19 aziende da 14 paesi diversi del mondo, che significa che abbiamo creato anche ottime relazioni, abbiamo avuto tante birre insieme, ma anche tante opportunità per collaborare, per magari per scambiarci informazioni, eventualmente di fare operazioni insieme su paesi diversi, con gli amici cinesi, con alcuni amici australiani e brasiliani, per esempio. E soprattutto abbiamo avuto, come dire, la gioia di vendere il manga ai giapponesi, che è una delle esperienze più difficili ma più gratificanti, insomma, mai ricevuto. E poi finalmente abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci col mobile. Confrontarci col mobile ha significato uscire innanzitutto su Windows Phone, proprio in virtù di questa collaborazione con Microsoft, che è una platea di utenti un po' più piccola, ma che ci ha permesso comunque di raggiungere qualche risultato, e noi abbiamo da qualche giorno superato i 100.000 download, che è, come dire, è una prima conferma, e soprattutto, come dire, confrontiamoci un attimo su quello che è lo scenario. Questa è l'unica slide con un po' di testo, però potrebbe essere interessante. Di che cosa stiamo parlando quando parliamo di industria di videogiochi? Stiamo parlando di un mercato enorme che vede una crescita praticamente in ogni area del mondo, di un mercato che fattura più di 70 miliardi, che consideriamo soltanto quella cifra là sotto, ogni volta che la leggo impazzisco. Stiamo parlando di 3.000 miliardi di ore spese nel gioco ogni settimana sulla faccia della terra, cioè se mettiamo tutte le persone che giocano, questo è quanto ci impieghiamo della nostra vita in videogiochi. E soprattutto vediamo che è un mercato che è cresciuto anche come età media, cioè adesso l'età media di chi spende per giocare è intorno ai 35, e invece molti pensavano, cioè, i ragazzini, no, in realtà se consideriamo soltanto le donne sopra i 18 anni oggi rappresentano una fetta, diciamo, di pubblico più grande, stiamo parlando di circa il 36% rispetto ai ragazzi uomini maschi sotto i 17, che un po' nell'immaginario sono i primi, diciamo. Quindi è un mercato che è cresciuto tantissimo anche grazie al mobile, e che quindi dà enormi possibilità di inventarsi nuovi progetti, nuove idee, anche per pubblici molto 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 diversi. E quindi il percorso continua, quindi di nuovo la slide con l'autostrada, e questa volta, diciamo, siamo arrivati ai giorni nostri. Quella dei 100.000 utenti era di pochi giorni fa, e quindi le ultime slide sono sul futuro, su cosa succederà, su quali sono i prossimi step. Una cosa che sappiamo per certo è che ancora una volta sarà il team al centro di tutto.
E quindi solo grazie a questo team che ha lavorato duramente, che ha permesso di raggiungere questi obiettivi, ci saranno i prossimi step di Mangatar. E quali sono questi step? Innanzitutto lo sbarco su altre piattaforme, quindi noi adesso abbiamo lavorato su Windows Phone, il prossimo passaggio sarà ovviamente arrivare su iOS, su Android e così via. E poi, perché no, anche quello di cercare qualcosa di nuovo su quale lavorare, tenendo sempre bene in mente quella che è la nostra identità manga che ci ha rappresentato fin dall'inizio, ma andando a cercare magari anche qualcosa di diverso. E vorrei fare qualche considerazione finale, non prima di un piccolo momento di autocelebrazione. Vorrei chiedere a Michele, ad Alessandro, Enrico, che sono qua, Alfredo non so se è arrivato, ci dovrebbe essere anche Luigi di Guida. No, non è arrivato. Se vi potete alzare, se potete venire qui, visto che abbiamo celebrato il team, volevo farveli vedere di persona, perché ci tengo particolarmente. E Michele sta registrando, però fatemi un applauso perché... assieme, quindi scegliete bene il vostro team se volete fare questa strada, perché è quello che vi porta avanti. E volevo chiudere qualche considerazione con il mio altro progetto di startup, magari nel frattempo è cresciuto, già adesso appena fatto 3 anni, e che secondo me in questa volta rappresenta bene quello che è lo spirito anche ottimista che noi mettiamo in questo lavoro. Ci sono nuove generazioni che si stanno affacciando al mondo dei videogames, e quindi non possiamo pensare che ha un futuro ancora più interessante, più rosso. Grazie a tutti.